Salve, benvenuti nella prima vera serie di questo cazzo di canale. Ovviamente, che nome potrà mai avere una serie di questo genere? Ovviamente, i commenti memorabili dei tifosi occasionali. Appunto, in questa serie andremo a analizzare, andremo a leggere quelli che sono stati i commenti più dementi e estratti così dagli occasionali nel corso di quest'estate. Ovviamente, vi dico subito che se la serie vi piace, vi porterò sicuramente un altro episodio, anzi il secondo uscirà a prescindere quando io sarò a Valencia. Poi se vedrò che vi farà cagare al cazzo, cioè è ovvio che non ne farò più. Però se vi piace lasciatemi subito qui sotto un mi piace, magari un commentino. E se avete trovato e fatto qualche screen, qualche commento di qualche tifoso occasionale, vi invito a mandarmeli o su Facebook alla pagina L'Angolo di Kinoshi come messaggio privato, oppure taggandomi su Instagram al profilo Cecco King, che è il mio profilo, e se vi va seguitemi, se no fatevi dare nel culo. Iniziamo subito con i primi 4 commenti che ho trovato e che mi sono particolarmente piaciuti. Il primo ce lo scrive il grande George Faddente Cool, che dice: Allegri ha scelto Sturaro e Coman. Parliamone di sto pagliaccio, perché in effetti complessivamente per Sturaro e Coman abbiamo speso 8 milioni. Il primo è stato decisivo in una semifinale, mi sembra, di Champions League contro una squadra di merda come il Real Madrid, se non ricordo male, e il secondo è talmente pippa che proprio qualche settimana fa il Bayern Monaco ha offerto 15 milioni e la Juventus ha rifiutato perché ovviamente è una pippa, cioè se era forte... Cioè lo tenavamo, voilà, lo davamo via. Il secondo commento invece lo scrive un altro genio, che scrive: Da juventino dico che è un incompetente Allegri per allenare la Juve. L'anno scorso ha avuto una squadra costruita per vincere, lo avrebbero vinto tutti lo scudetto con quello squadrone. Quest'anno vedremo cosa saprà fare questo pseudo allenatore. E beh, perché in effetti uno pseudo allenatore, a parte il fatto che vince 2 scudetti, 2 supercoppe, una Coppa Italia, arriva in finale di Champions, è un allenatore del cazzo, no? Cioè, ovvio. Ma soprattutto, come capita alla fine da un anno a questa parte, quando la Juventus vince è solo ed esclusivamente merito di Conte, e quando la Juventus perde è perché Allegri è una mezza cartuccia a mandare in campo i giocatori. Però, cavoli, se dovete essere coerenti fatelo fino alla fine, che così sembrate solo, cioè, delle merdine umide, cioè, per dirla secca. A proposito, merda umida, sec. Vabbè. Il terzo commento invece lo scrive un altro genio, proprio alla pari di Nostradamus, o talmente mago che quando Casanova sente il suo nome si nasconde nell'angolino e piange per 5-6 minuti. E questo genio ci scrive: Se tre indizi fanno una prova, quest'anno siamo alla... Beh, è ovvio, però dopo la conquista della 7ª Coppa Italia, diciamo che come frutta te hai trovato una banana, però non l'hai mangiata. Infine, l'ultimo commento, che secondo me questo, anche se è la prima puntata di questa serie, questo ha già vinto proprio in partenza, mani basse. Da juventino ti dico, hai ragione, la Juve è una merda, soprattutto la società. Vendono anche Vidal e spero che la Juve fallisca. E te lo dico da juventino super incazzato. Ovviamente uno sotto nei commenti gli risponde: Bene, allora cambia squadra che fa un piacere a tutti. E questo qui puntualmente: No, non tifo nessuna squadra, indifferenza totale del calcio. Poi Davide giustamente gli fa presente che a sto imbecille che ha appena detto che è un tifoso juventino super incazzato. E alla fine sto qui e ribatte ancora e dice: Appunto, io non tifo più la Juve, questa società mi fa schifo, se la vuoi capire bene, altrimenti pazienza. Questo qui è stato il primo video di questa serie. Appunto, vi ricordo che se vi è piaciuta lasciatemi qui sotto un mi piace per sostenerla, diciamo, perché alla fine chiedo mi piace per vedere se le robe che vi porto vi piacciono. Se ho un mi piace capisco che in effetti vi fa cagare e magari non la porto più, per dire, no? Quindi se vi piace fatelo, anche perché comunque il culo della Nargi merita, non per dire. Noi ci vediamo settimana prossima con il video di Juventus Udinese, o non lo so, se succederà qualcosa di interessante magari farò anche un altro video. Io nel dubbio vi mando un grosso abbraccio e, tanto per cambiare, forza Juve!